Allora, dopo aver visto e ascoltato Dolce Nera, presentiamo i nostri ospiti. Il nostro amico Laerte è tornato a trovarci, Laerte Pappalardo. Oggi beato tra le donne. E che donne! E poi Elisa Esoardi. E stavo dicendo prima, Elisa, oltre ad essere bella, ma insomma quello lo sappiamo, è sempre più brava, perché io davvero ti seguo, vi seguo sempre insieme a Franco. Ho un bravo compagno. A uno mattina, ma veramente. È una bella coppia, dopo di noi devo dire che è la coppia migliore. Scherzo, scherzo. Voi siete i primi, assolutamente. Davvero, complimenti. Vabbè, ma lui mi dà una grande mano, devo dire che prima di iniziare è molto generoso professionalmente, quindi lo ringrazio davvero. Questa è la volta che riesco a ringraziarlo pubblicamente. Bravo, Franco, ti aspettiamo. Franco, dove sta lui al pomeriggio? Ma che è una pennica, forse. Va a dormire, dimmi la verità. No, secondo me non dorme lui, secondo me, no, è fortissimo, non dorme. Perché lui qui arriva sempre in ritardo e io penso sempre che gli abbiamo tolto la pennichella. La pennichella. Quella pomeridiana, perché voi vi alzate alle... Sempre alle 4. Allora sta dormendo. Lui sicuro. Però si alza dopo, dai, 4:30. Allora svelo, una sera un mio amico mi dice: vengo a cena a casa tua con Elisa Esoardi, non dico il nome naturalmente, dico benissimo, io mangio presto perché io poi lavoro. Dice: guarda, noi arriviamo alle 8 e alle 9 andiamo via. E quello è stato l'orario. Una cena lampo. Alle 9:05, tac, scattata. Cacio e pepe buonissimo. Te lo ricordi? No. Cacio e pepe, sì, buonissimo. Vuol dire che non erano così buoni. Beh, anche lui era molto carino, Che fine ha fatto, Elisa? Non ne ho idea. Ce lo siamo persi. A cacio e pepe andato. Pure io. Oltretutto io non amo il pepe, quindi ho anche una giustificazione, no? Gli hai dato una bella botta quell'amichetto mio, eh? Amichetto tuo? Era amichetto mio, amico vero. Amichetto suo, anche sì, mio. Sì. Lo salutiamo. Chissà se si è ripreso. Lo salutiamo, in che senso? Ce lo salutiamo. Allora Albano, dai. Tuo amico Albano sta avendo, come sempre, non so da quanti anni in questa parte, un grande successo. Stavolta in Israele. C'era Barbara Di Palma. Più bravi di così, tutti casa e chiesa siamo. Allora no, quasi tutte le serate impegnate. Ma lui si diverte, ha ancora questa curiosità, infatti io gliel'ho proprio chiesto. Ha una grande vitalità lui, grande vitalità. E poi fantastica la cosa che lui dice alla mamma il giorno sbagliato, sì, cosa sì. Che ho detto, vedendolo ho detto anch'io faccio così. Un po' di giorni, insomma, diciamo sono felice. Ma voi vivete insieme, scusa. Per il momento purtroppo sì. Se ne accorge se non ci sei. Io faccio in modo tale di evitarlo, in tutto e per tutto. Scusa, no, se vivete nella stessa casa. No, però ti immagini, con papà ritorno domani, dice che me frega a me, ma attacca pure il telefono. Il rischio è quello, per carità, no. Benvenuti nella mia cucina. Proprio in questi giorni non l'ha detto nella rete, però è sorprendente che sappia anche cucinare. Più che altro quante volte mangia questo. Erano di 12 persone e ha preso 4 polli, ha detto, aveva degli ospiti. Quindi a occhio e croce sono una casetta di burro. Sì. Per 4 persone saranno 12 kg di burro. No, ha detto mezzo pannello. Belen in cucina deve essere una cosa ma spettacolare. Ma questa ragazza è da sposare, le donne già in cucina le donne sono forse il momento più sexy in assoluto, esatto, quando cucina. Pensa a Belen in cucina, poi arriva Fabrizio, la farfallina, tutte queste cose. È così. Insomma, sposatevi. Beh, è così. Hai fatto commuovere. Ma la storia è pazzesca. È vero, una storia vera. Raccontata bene, detto. Poi mamma non riesco a capire, però è pazzesco il legame che esiste tra mamma e figlio. Cioè abbiamo sentito che non si attaccava neanche al seno. Perché incredibile. E subito quando è stata portata dalla mamma vera invece ha cominciato a prendere il latte. No, devo dire che poi questi social network a volte creano dei danni assurdi, però alle volte fanno veramente dei miracoli. Cioè, sì, perché loro si sono incontrate proprio su Facebook. Beh, poi la storia è piena di letteratura, no? Sullo scambio. Cosa che colpisce sempre tanto. Poi loro si sono ritrovate, però se fosse stato invece scambiata. Ma se non avesse fatto il bagnetto la mamma, esatto, può proprio esatto. Dire, no, aspettate, vorrei fare un bagnetto alla mia bambina. Se non la scoprivano, non si accorgevano che dietro aveva il cerotto sbagliato, perché non si erano accorti per 5 giorni. Però le cicatrici del forcipe avevano insospettito. Avevano insospettito, ce l'ho anch'io, guarda qua. Però insomma, davvero una bellissima storia, ancora brava, Anna Maria Iacobini, perché l'hai raccontata davvero con una grande delicatezza. Bello ritrovarsi dopo 46 anni.
ed è come trovare una sorella. Vabbè, insomma, a me piace. A sentire questa, esatto, nausea la parola. È vero. La nausea mi potrebbe venire. Avere una valenza, nel senso che se lei veramente assolutamente, soprattutto nella per pranza. La moglie di Schettino. Soprattutto. Soprattutto per la moglie di Schettino, perché insomma, vabbè, ne parliamo dopo però, Marco? Parliamo dopo, sì, perché ieri sera c'è stata questa... Commento in cui andiamo ora, la fiction, la prima puntata di questa fiction attesissima, sì, sulla vita di Walter Chiari. Allora, bella, abbiamo qui in studio Simone Anichiarico, il figlio, prima la grande carriera di Walter, in questo filmato di Alessandro D'Alessandro. Posso dire che erano tutte innamorate, ma anche quelle della nostra generazione, Enrica, eravamo tutte molto innamorate del tuo papà. Beh, mi ero anche fidanzata sui giornali con Walter, ma non è mai stato vero, io l'ho letto a Simona prima, a Simone sì. Ma non fidanzata, ma non era vero, eravamo soltanto amici. Beh, peccato cari. Però, perché insomma... non mi è mai venuto in mente di ammene a lui, però io ne sono innamorata tuttora, adesso, ieri sera per me allora, è stato Simone, parliamo... Intanto tu sei qua, perché tu hai scritto anche questo libro che si chiama Walter ed io. Allora, l'abbiamo sentito nel filmato, tu sei nato mentre papà stava in carcere. Eh? Tu sei nato... Cosa? Come non lo sapevo. Dai, stupido. Pensavo di aver detto qualcosa che non dovevo dire. Volevo farti guarda che io sono a gnoccolona, ci casco. Puoi mettermi in mezzo quanto volevo ti pare. Volevo farti venire un po' di te. Sì. Sei riuscito. No, insomma, Walter ed io, insomma, intanto... Siamo usciti in due nel 70, dai. Siete usciti in due. Siamo usciti in due. Anticipare di possiamo. Quando ho sentito pranzo ho detto sì, vengo subito. Io ho promesso che l'avrei finito in quella data, l'ho finito 2 anni dopo, anche quello. Mamma mia, vai dei guarda tempi. Guarda caso proprio in concomitanza con i 20 anni della sua scomparsa, con la fiction che fanno, quindi è cascato tutto a fagiolo, come si suol dire. Quindi a parte scritti, sono felicissimo di aver iniziato e finito una cosa nella mia vita. E questo libro è la prova allora, che anch'io posso... Allora io questo me lo tengo e comincio a leggerlo stasera, Ti chiamerò al telefono e voglio sapere se è vero questa sì, promessa che no, fai. No, va bene, faccio. Vediamo. Va bene. Perché si dicono in televisione e perché insomma tuo papà un po' è rimasto nel cuore di tutti quanti sì, noi, eh? Sì. Cioè non, sicuramente molto amato. È molto difficile trovare persone che ti vogliono bene. Lo sai tanto, sembra. Ma non fai uno sforzo. Che entrò nel cavernino mio padre, mi vide di Simone a fare una vacanza. Il dopo Walter per me, visto che comunque è una delle un'altra cosa. Adesso che io quindi quelle cose le ho vissute, si chiama fiction. Walter che è un ragazzo simpaticissimo, umiliante. Non è un attore uscito da un reality. Ho fatto finta a non cogliere! Salutiamo tanto la mammina. Saluto Alida. Ciao Alida! Mi raccomando! Ma che da papà, in fondo, no? Sì. Ecco, che cosa secondo sì, te? Da mamma ho preso sto faccione che vedo adesso in televisione. Da chi? Da mamma? Così. Da mamma ho preso questo, sì. Beh, ma ringrazio. Guarda che Alida è bellissima. No, Storiografia, tutte quante, dal 70 al 91. Ti piacevano? Molto, anche gli uomini di mia madre. Mi sono molto divertito negli anni 70-80. Sono stati 20 anni molto, molto stimolanti, divertenti. Che vuoi fare? Sai, allora, so. Scrittore, regista, conduttore. So, perché tu fai tutto bene. Fai tutto bene. Non ho idea. Ma il boxer non lo puoi fare, anche se ami molto. No, non lo posso fare. Che vorresti fare? Poi mi hai messo una bella idea, il boxer, adesso torno a casa voglio pensarci, voglio... Sei vecchietto, a 40 anni è troppo vecchietto per cominciare. Io ho letto il libro, perché questo weekend ero in libreria, anzi venerdì, in libreria, luogo che adoro, ho trovato il libro, era lì bellissimo, e allora l'ho preso. Sono praticamente alla fine. E devo dire che l'ho trovato non solo bello, ma poi c'è questa idea del viaggio con tuo padre sempre in giro, cittadini del mondo negli anni 70 che non usava ancora tanto. L'ho trovata una parte fantastica, questo andare alle Fiji in Australia, poi passare per Los Angeles. Quindi secondo me Mara come scrittore, se posso dare la mia opinione, un allora, futuro secondo ce l'ha. Te quella è la strada? Non mi piace molto, consiglio da una grande scrittrice, potrebbe, perché Alessandra Renzi è una grande. Mi piace molto scrivere. E allora quella potrebbe essere la tua strada. Per adesso continua così, fai tutto quello che ti piace, famo scopa. Eh no, ti do la mano perché è anche la mia. Amore, ma hai paura di me? Sì, mi sono spaventato, visto che sei venuta come una furia verso me. No, perché è anche la mia filosofia, per cui mi piace la molto. Curiosità. È così. Ma no, assolutamente, dai. Allora, ancora il libro, ecco, bello, Simone Anichiarico, è bellissima questa foto, Walter ed io, e ancora un grande abbraccio ad Alida. Ciao. Spero di sentirti, Alida, Grazie Simone, grazie tanto. Grazie Simone.
Adesso noi si parlava di reality prima, non sempre escono grandi attori dai reality, dai talent a volte escono grandi cantanti, sì. Bravissimi cantanti come Noemi che stava sul podio a Sanremo, Max Lazzari l'ha trovata a Roma in mezzo a tanta gente, vediamo. E brava Noemi, peraltro anche molto simpatica, disponibile, canzone, bellissima canzone. Simone, hai visto Sanremo tu? Io ero un grandissimo fan di Sanremo, mi divertiva molto Sanremo, mi ha sempre divertito molto vedere che canzone c'era dopo, sentire. Però per una persona come me, che crede molto nelle cose vere, nella verità, quando si parla più di ospiti da 10 anni, all'inizio e durante il dopo, delle ospitate, degli ospiti, quello che succede, e non si... Allora, abbiamo Rosana Cacio in collegamento. È stato un festival di tante polemiche. Io prima di lasciare sicuramente la parola a Mara e Mara. Mia vita, spero che vada bene, che si sposano e vado anche, mi compro il cappello perché Antonella è molto carina, io il cappello non me lo metto mai se si sposa da Mosetti. Ti metti il anche per la Isoardi, vai. Con la retina. Con un gran cappello così come quella copia. Elisa, che devo dire è organizzata come Marco, con la nuova tecnologia. Infatti stiamo chattando. Sì, però lei sta dicendo una cosa interessante. Sì, su El Post, non so se ce l'hai. Sì, eccoci. Ok, vai. Perfetto. L'allarme generale, spiegano da Costa Crociere, è stato dato per precauzione, quindi l'incendio adesso è spento. Speriamo che non ci siano. Stanno più di 200 italiani a bordo. Sì, sì. La nave portava 1048 passeggeri. C'è scritto pure questo sui post, aspetta che vedo. Che è sto ai post, ragazzi? Voi parlate di cose che non so neanche di che cosa. Niente, ti prendiamo Enrica, in giro. No, siamo all'antica, vero? Comunque c'è anche sul messaggero. Natale, è bellissimo. A me piace tanto andare nella mappa nel mondo e faccio così e arrivo fino a casa. E però poi è inutile, lo so, però adesso diventerò brava. Perché è utilissimo, Mara. Certo. Dobbiamo aggiornarci. Sì. E poi è logico. Aggiornati, Mara, ma aggiornati. Te ne regalerò io, una, non mi io ero su Facebook, mi hanno tolto perché mi hanno cancellato. Dice, anche a me. Perché? Perché lei ha rubato l'identità a Mara Venier. Tu? Io sì. A te stessa. Ho detto, ma guardate che sono io Mara Venier. No, dico, ma guardate, ce ne sono 18 false, l'unica vera ero io, mi hanno tolto e ho detto sono rimaste non 18. Fa per me, l'hanno chiusa anche a me, non per questa ragione, anche io ho detto allora basta, uguale. Ma adesso dobbiamo modernizzarci, Enrica, sì. Perché sennò sembriamo delle le colombe allora, e anche brontoloni. Ce le tiriamo i piccioni. Grazie a Simone, che faccio vedere ancora il libro stasera. Dov'è? Stanotte lo leggo. Il tecnico del Senato. Va bene, stasera seconda puntata, su Rai. La seconda puntata. Grazie a uno. Tutti, grazie a tutti. Invece l'altra sera si è tolto il cappuccetto. L'altra sera a Ballando con le Stelle, insomma, c'è stato un eliminato per tutte le ragazzine Andras Gill, ragazzine disperate. Invece non si sa chi riuscirà, che devi dire? No, ti vedo così. È perché non so dove metterlo. Ah, c'è questo. Adesso lo metto io. No, a telecamere spente, però. Chi uscirà a Ballando con le Stelle? L'ante della Rover, speriamo di no, o del vecchio? Uscirà l'ante, vedrai. Vai.